C'è un'altra notizia sulla, sempre da casa Juve, ci sono delle dichiarazioni su un giocatore, grazie, tra l'altro ringrazio Antonio Ferrantino sempre per questi pezzi su sportpaper.it, ovvero attenzione al centrocampista 28enne del francese del Siviglia, Nzonzi. Nzonzi che insomma ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, un suo amore per la Juve, voglio andare alla Juventus. Lo ha comunicato anche al nuovo DS del Siviglia, Oscar Arias. Insomma, c'è una trattativa in corso. Il giocatore sembra aver accettato un contratto quadriennale da 5 milioni a stagione più bonus. E bisogna aspettare quindi un contratto, un accordo, qualcosa tra Juventus e Siviglia. Solo che ha parlato 40 milioni, quella è la cosa. Esatto, insomma, 30 milioni però che ha proposto sul piatto la Juventus. Certo. Vedremo se accetterà il Siviglia. Comunque questi sono i nomi caldi in casa Juve, Moro appunto ha riportato anche delle dichiarazioni importanti. Allora andiamo a vedere invece un altro articolo che ringraziamo Salvatore Ciotta, che sentiremo più avanti nel corso della puntata, sul calciomercato di Serie B e su Euro Under 21, proprio per parlare invece di tutte le date che sono in programma in casa Juve per la prossima stagione. Allora, innanzitutto il 10 c'è il ritrovo a Vinovo per tutti coloro che sono interessati. Il 10 luglio Vinovo inizia la preparazione, c'è la nota ufficiale anche sul sito della Juventus, quindi mi raccomando rientri però scaglionati in base a tutti i vari impegni dei giocatori, perché ricordiamo che c'è anche la Confederation Cup, caro Moro. Esatto. Quest'anno. Allora, poi c'è la preparazione che seguirà appunto sempre riguardo la preparazione a Vinovo i primi giorni. Si partirà per l'America a metà luglio. 5 sfide amichevoli che attendono i bianconeri: Messico, Stati Uniti, 2 partite a Monterrey, la Supercoppa Tecate contro il club de football Monterrey e Tigres. Quindi è un triangolare, 18 e 19 luglio, e poi ci sarà la International Champions Cup con sfide di prestigio contro il Barcellona a New York il 22 luglio, il Paris Saint-Germain a Miami il 26 di luglio e contro la Roma a Boston il 30 luglio, l'inizio della stagione. Poi ci sarà poi appunto il 13 agosto contro la Lazio, Supercoppa Italiana a Roma. E la settimana dopo però sarà già il momento poi di caro Moro di esordire in campionato, quindi si parlerà molto anche di campionato a fine agosto già in casa Juventus. Abbiamo dato tutte le notizie necessarie su appunto la Juventus, tutto quello che riguarda anche sportpaper.it. Io caro Moro ti chiedo una considerazione al volo prima di andare nella pausa musicale. Ovvero, secondo te, questi sono giocatori da Juventus? Nzonzi, Douglas Costa e Schick? Douglas Costa lo vedo molto bene. Stessa cosa Schick, perché comunque ha fatto un buon campionato. Magari, ecco, sono un po' vecchio stile anch'io. Magari 25 milioni sono un po' tanti per un giocatore che comunque ha fatto mezza stagione buona. Però la Juve può anche, diciamo, permettersi, visto gli incassi che ha avuto anche per il suo cammino in Champions, per lo scudetto vinto, di spendere un po' di più e provare, perché se prendi il fenomeno, ecco che ti fai una bella plusvalenza o ti fai un buonissimo acquisto per il futuro. Mi sembrano tutti comunque nomi da Juve. Certo, l'unico che non mi convincerà è Nzonzi, soprattutto per 40 milioni. Se poi ne offre 30, se poi riesce a dilazionare il pagamento, il discorso già è diverso. Altri che piacciono alla Juve, che vorrebbe Paredes, sì, però non sarà facile ovviamente il discorso con la Roma. Bonucci vuole essere forse venduto probabilmente al City. Il Chelsea ha offerto 50 milioni per Alexandro, che comunque la Juve ha rifiutato, perché Alexandro è un buon giocatore, è stato usato tantissimo da Allegri. In uscita invece sembrerebbe Lemina e Sturaro, che sono due buoni giocatori, soprattutto Lemina, però ovviamente la rosa della Juve è molto fitta, quindi sì, non trova gli spazi che vorrebbe. Molti faranno anche panchina, quindi sì, secondo certo, questi acquisti assolutamente. Stessa cosa ad esempio, ecco, parliamo di Dybala. Se andasse per esempio al Real farebbe panchina. Certo. Alla Juve sarebbe il perno.
Va bene, allora, noi dopo aver fatto questa ampia escursione nel mondo Juve, andiamo nella pausa musicale, soprattutto ritroviamo un successo, un tormentone estivo del 2014, quindi siamo 3 anni fa, quando Cesare Cremonini entrò nella playlist, nei primi posti con Logico numero 1 qua su Radio Roma Futura. Estou
really need you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down. I'm in it bad, don't even ask. When I find myself in the middle. Robin Schulz con James Blunt è la novità dell'estate, ok, su Radio Roma Futura, ore 18 e 29 minuti, sono 18 e 30, 16 giugno, tutto bene, insomma 33 gradi a Roma, scriveteci naturalmente il numero WhatsApp, i contatti 320-69-22565 per interagire con noi live in diretta, ricordo siamo on air, qua su Radio Roma Futura, Radio Sport Paper. Parliamo di Inter e Milan. Allora, caro Moro, c'è qualche notizia che vuoi darci? Iniziamo dall'Inter, magari proprio andiamo a leggere, vedo già delle dichiarazioni di Spalletti. Beh, oltre a la bomba su Ronaldo, c'è il discorso con Borja Valero, sembra che l'accordo sia vicino. Beh, Spalletti che dice: voglio vivere l'esperienza come attore ma anche come spettatore. Adesso l'Inter avrà l'accoppiata Sabatini, Spalletti, che comunque si sa muovere bene, te lo dico da romanista. Bene. Da una parte, tra l'altro, Sabatini vedo che fa la spesa a Parigi, scrive sportpaper.it. I nerazzurri puntano sui talenti del PSG, del Paris Saint Germain. Esatto, si piace molto questo giocatore Lucas Moura, ma è valuto 40 milioni, mentre invece l'Inter non vorrebbe superare i 30 milioni, dato che sembrerebbe che, ecco, che per Perisic c'è in partenza e serve un buon rimpiazzo su quella fascia, dato che Perisic comunque ha fatto sempre molto bene all'Inter per Pampa. Sì, assolutamente sì, è un ottimo giocatore Perisic, anche se comunque la sua valutazione è molto alta e io lo venderei se fossi appunto... Sembra vicino, ecco, trattativa con la squadra inglese, più precisamente il Manchester United. Esatto. L'Inter lo valuta 50 milioni, ma Mourinho ne offre 40, comunque non sono male. Ricordiamo che Perisic è stato pagato 13 milioni solamente 2 anni fa. Quindi è una buona plusvalenza, insomma, per l'Inter, oltre tutto il bene che ha fatto per la squadra.
un contratto molto cospicuo con 6 milioni a stagione. Esattamente. Offre mai Manchester United comunque una grande capacità economica, lo sappiamo. Allora, invece una leggiamo delle dichiarazioni proprio di Luciano Spalletti, perché dice: voglio vivere l'esperienza come attore ma anche come spettatore.